Oggi, amici, sono completamente invisibile. Cioè, vedete, io non ci sono, cioè non mi vedete proprio. Neanche in schermo loro mi vedono. Infatti è per questo, raga, che sto tenendo la fesca, nonostante abbia un'otite. Non senta proprio niente da questo orecchio, quindi per favore lasciatemi un mi piace per lo sforzo immane che sto facendo. Comunque, sarà una speedrun nel quale io sarò invisibile. Ma aspetta un attimo, sì, mi state becca. Sì, sì, sono sempre Beh, io uccidilo, il vostro uccidilo. Capo. Non trovo più dove sei. Ah! Il vostro capo, innanzitutto, sono il vostro capo. Non l'hai capita? Quella di Art Attack. Vabbè, comunque prendete questo oggettino qua che avete in mano. Ok, prendetelo e mettetelo in mano. Guardate che cosa vi fa. Vi punta dove sono. Ti stai allontanando. Lo so, eccoti, grazie. Eccoti adesso, sei vicino. Prova a beccarmi. Vediamo se mi riesce a beccare con quello in mano. Non è facile. Però vedete anche dove cado. Anche perché io non so se mi mettessi l'armatura se mi vedete. Proviamo. In teoria sì. Se la metto. Sì, ti vediamo. Capito, quindi io devo stare molto attento a questa cosa. Vabbè, buttiamola via e direi che ci prendiamo il kit base e possiamo iniziare. Cioè, io quella centrale. Perché quella centrale? Scusate. Ma che cambia, magari è quella più forte. Ero in creativa, però. Ciao, addio. Dove è andato? Lo seguiamo subito, Nico? Oddio, aiuto. No. Non seguiamo. No, non mi seguite? Come mai no? Perché no. Io seguo il piano di Nico oggi, se no mi insulta. L'ultima volta il tuo piano non ha funzionato. Appunto, seguiamo il tuo adesso. Io sto cercando di capire se mi state seguendo in qualche modo oppure no. La legna, la pietra, il ferro. Con calma. No, che con calma. Qua bisogna fare le cose belle e veloci. Hai lasciato il villaggio qui, tutto per noi. Ti ringrazio. Mi sta picchiando la spada che mi picchia. Ma no, aiutami. Non puoi morire da uno con una spada. Dai, su. Dai, va bene, fa niente. Me ne vado io. Me ne andrò per sempre. Aiuto, mi stai seguendo. Brutto schifoso. Mannaggia lui. Se ti la spada in mano te la vedo, sappilo. Ah, Nico, sono due cuori. Loco, se vuoi seguilo, io lavoro. Ok. Penso che anch'io dovrò andare in qualche modo da qualche parte in caverna. Mi trovo un bello spot e scendo direttamente. Scendo qua, va. Via, scendo qua, che questa può essere l'opzione migliore. Solo che ho paura che Loco mi stia seguendo. No, Cocco... sono il villaggio io adesso. Non mi stai seguendo, vero Cocco? Aiuto. Il villaggio. Ok, va bene. Io scendo allora. Addio, ragazzi. Spero di trovare del ferro. Spero di trovare della lava. Spero di trovare dell'acqua. E mi sentirò a posto con me stesso. Cavolo, però voi mi vedete se ho le cose in mano. Quindi devo anche stare attento a sta roba qua. Allora, aspetta che mi metto della terra sopra. Nel chilling. Sì, copriti, Loco. Il ferro. Copriti. È vero, ma noi dovevamo dividerci distanza. Addio, ragazzi. Addio, ciao, eccoci qua, ragazzi. Scusate, mi ero dimenticato che avevo deciso di dividerci distanza. Intanto vi racconto cosa mi è successo in questi giorni, raga. Perché sono andato in vacanza. E la vacanza è iniziata male perché abbiamo trovato un Airbnb con un nido di vespe e di calabroni in casa. E siamo dovuti scappare. La sera stessa, a luna di notte, abbiamo preso la macchina e siamo andati via. E la cosa bella è che non c'era un hotel che ci potesse prendere a luna di notte. Quindi abbiamo dormito in autogrill. E io già prima di partire avevo un pochettino di male all'orecchio. Però non è che ci ho dato troppo peso a questa cosa. E quindi ho detto, ma sì, dai, fa niente, andiamo e basta. Giorno dopo troviamo un hotel, dormiamo in hotel nel chilling. Il sabato, raga, dolori lancinanti all'orecchio. Tant'è che alla fine abbiamo deciso di tornare a casa. Sono andato in guardia medica e mi hanno detto, guarda che hai una brutta otite esterna e un tappo nell'orecchio. Forse questo è perché ho il vizio di fare così, senza entrare proprio dietro. Però mi tocco molto spesso l'orecchio. Questa cosa non va per niente bene, ragazzi. Questo è un dato di fatto. E quindi siamo tornati a casa e il giorno dopo sono andato visita privata dall'otorino. Ho speso abbastanza per questa cosa. Mi hanno tolto un tappo enorme a quanto pare, però non ci sento ancora. E mi hanno trovato un'otite esterna ed in più vicino alla cavità finale dell'orecchio c'erano anche delle pellicine. Quindi raga, un disastro, mi sono beccato l'otite, un macello proprio, e quindi non sto bene. Solo che domenica inizierò un'avventura incredibile di cui non vi posso ancora parlare. Quindi ragazzi, sapete che mi sta ascoltando, cosa ne pensi della mia situazione? Brutta, vero? Brutta, brutta situa, veramente una brutta, brutta situazione. Intanto io sto scendendo, non ho molta fortuna, non bene, non bene. Devo mangiare, ragazzi, no, veramente un disastrello qua la situazione, eh? Ok, dai, non troviamo veramente niente. Siamo a meno 32, meno 34, 35, 36. Non è possibile che non ci sia niente, raga. Ok, abbiamo trovato qualcosa. Ci sono anche dei diamanti? Ci sono tanti diamanti qua, raga. C'è l'autosmelt, vediamo. Assolutamente sì. Ho il legno, ho tutto, raga. Posso andare nel Nether? Posso letteralmente andare nel Nether perché a quanto vedo c'è una pozza di lava. Aspetta, se non ho sentito male. È una pozza di lava o mi sbaglio? Esatto, è una pozza. C'è anche dei diamanti. Ma che bello, raga! Qua si va veramente di lusso, raga. Forse mi conviene farmi un bel piccone in ferro, perché la situazione qua è che il ferro qui è veramente lungo da prendere. Vediamo se abbiamo già trovato del flint, se non ho visto male. No, non l'abbiamo trovato, ma possiamo tranquillamente trovarlo. Sapete che mi sa che è abbastanza record andare così in fretta nel Nether in una speedrun classica? Non record, cioè record per me, raga. In 4 minuti. Pur essendo andato da Loco a dargli fastidio, quindi vi direi mica male come cosa. Allora facciamo così,
facciamo spruce planks. Io vi direi anche che ci facciamo immediatamente degli stick. Mi faccio immediatamente anche questo. Io sarò sì invisibile, raga, però devo stare molto attento perché chiaramente loro mi vedranno se ho un'armatura. Questa cosa non l'avevo mica pensata, quindi devo stare molto attento. Ci sono dei diamanti, prendiamoli. 1, 2, 3. Raga, ce ne sono veramente tanti. Ce ne sono veramente tantissimi. Loco è appena morto, molto molto bene per questa cosa. 6 e ce ne sono anche altri qua sopra. Raga, è pieno di diamanti, ho beccato veramente il vaso di Pandora, raga. Hai preso un po' di letti? No, li prendo adesso, grazie che mi hai ricordato. Poi li prendi te, tu nel villaggio prima. Io ne ho presi 2, ma ne ho trovati solo 2. Allora è inutile che li cerco anch'io. Cavolo, raga, abbiamo trovato i cosini d'acqua, ma non avevo pensato che non avevo preso l'acqua sopra io. Porca miseria, che culo, raga. Non avevo pensato il fatto che non avessi l'acqua. Ok, questa è veramente una botta di sederino gigante. Che dite, ammazziamo questo creeperino? Dai, creeperino. Dai, creeperino. Che dice? Che facciamo? Esplodiamo? Bravo, bravo. Ho anche la freccia, così posso utilizzare l'arco che ci sarà nel Nether. Molto bene. Allora, direi che facciamo facciamo così. Facciamo così. 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 E così, raga, e si è messi egregiamente bene. Sta per andare nel Nether, pronto? Io prontissimo. Perché tu sei sempre... Sto cercando Marci. Niente, stavo morendo da solo, raga. Sì, stavo letteralmente morendo da solo. Cioè, se loro arrivano da me adesso sarebbe un disastro. Quindi diamo un po' di visuale anche a loro per capire dove sono, perché sono proprio curioso di sapere come se la stanno giocando. Le montagne innevate! No, allora ho un problema. Ah no, che l'ho risolto. Non trovo più il ferro, era nella mia seconda mano. Torno in caverna. Come sei arrivato in caverna? Sono morto, non hai visto che sono morto da tite? Appunto. Sto tornando in caverna. Detto, non sono in caverna. Eccoci qua nel Nether. Oh, siamo vicini al bastione. È mica male questa cosa, raga. Mica male come cosa. A sto punto vi direi anche, facciamo subito un bel excursus qua nel Nether, nel bastione. Prendiamo direttamente i nostri cari, le nostre care enderpearl. Io farei una cosa del genere e mi metterei anche i piedini, così non mi colpiscono e siamo a posto. Allora, dobbiamo capire intanto che bastione è, perché così su due piedi non riesco bene a capire la situazione qual è. Quindi cerchiamo di capire bene. Andiamo verso sinistra, che sento della lava. Anche se sì, sono messe giuste in teoria. Ok, si sento qualcosa. Ok, mi sembra un treasure dovrebbe essere questo. Quindi io posso andare abbastanza sereno. Sono stato anche furbo a fare i piedini, secondo me, raga. Sto veramente furbo a fare i piedini. Uella! Blast protection, fire protection. I piedini con fire protection. Mamma mia, raga, la nederite pure. Ma di cosa state... Ma che cos'è sta roba, raga? Ma che culo! No, raga, mi faccio roba in nederite adesso. Mi faccio roba in nederite e chi si è visto, si è visto. Non ci credo. Abbiamo anche gli smiting template. Va bene, raga. Oh, mica male come cosa, eh. Ora sto morendo. Ti faccio sapere se sono vivo. Vedi o no? Coordinate? 620. Pronto? Meno 2920. Vieni di qua. Allora, qua ne vedo uno. Campione, che facciamo? Ti vuoi prendere un po' di oro? Te lo butto lì, guarda. Vai a prenderti l'oro. Cerchiamo di farne arrivare altri in questa zona. Ne metto un altro qui. Ok, così tecnicamente dovrebbe essere a posto. Dammi subito un'altra pelle, sono felice. Guarda, vieni qua tu. Vieni qui, ok. Se tu vieni qua sopra e io ho l'oro, capito che siamo due persone messe bene entrambi. Ma sono ender pearl? Sì, ci sono delle ender pearl lì. Vieni, brother. Vai lì dentro. Vai lì dentro, brother. Sì, brother, vai. Entra lì dentro che c'è l'oro. Ok, ne abbiamo 2, 3, raga, cassa. E vi direi anche che ci facciamo una speedrun atipica, perché mi posso fare veramente molto serenamente anche la table, quella per la nederite. La facciamo e ci facciamo diventare questo nederite sicuramente. Si faceva così? Madonna mia, raga. Blast of fire, no, facciamo fire protection. E facciamo anche i piedini con fire protection. Raga, porca paletta, che cubo, raga, questa cosa. Beh, per adesso ci teniamo quelli in oro, che va più che bene. Vado a prendermi le ender pearl e vado giù di qua. 14 minuti, raga. Io vi direi anche che stiamo andando veramente forte. Porca miseria. Quante ender pearl ci sono? 5. E vi butto un po' di queste cose qui. Ice Bucket Challenge ho fatto perché ho preso l'ossidiana, ne ho 12. Ma sapete che secondo me siamo abbastanza a cavallo? Lo sto raggiungendo. Non è che hai detto, guarda Nico, c'è della lava sotto. No, non avevo capito il punto in cui stavi arrivando. Ho un nome, si vedeva il mio nome. No, lo vedevo anche io. Non lo vedevo, come faceva il tuo nome? F5, no, non si vede. Vabbè, ecco. Lo vedevo io. Non è vero. Mi faccio un'armatura completamente. Va bene, raga, io punto questa zona qua. Punto questa zona qui che potrebbe essere positiva. Loro sono appena arrivati nel Nether, quindi questa cosa
non positivissima, però potrebbe essere buono il fatto che magari trovo la fortezza e poi riesco ad andarmene abbastanza chill. Io sono a meno 40, meno 300, raga. Forse mi conviene andare a meno meno e forse è la cosa migliore. Vediamo un po'. Dai, secondo me qua meno meno ci potrebbe essere qualcosa di interessante. Loro sicuramente mi vedono, raga, quindi devo stare molto attento a questa cosa. Devo anche tenermi, secondo me, uno slot libero nell'inventario, tipo questo, così poi mi tolgo le varie cose. Cavolo, raga, è dietro di me. Ok, ragazzi, tre cuori. Io dovrei essere invisibile in questo momento, quindi devo cercare di recuperare vita in qualche modo. È che lui adesso in questo momento ha l'armatura, quindi questa cosa sicuramente è positiva per lui, ma non per me. C'è la fortezza, raga, che fortuna, raga. Ok, questa cosa per me è super fortunella. Ok, sono tipo morendo, raga, sono tipo morto. Ho un cuore, ok. Raga, è tosta. È veramente tosta questa cosa. Non saprei minimamente cosa fare in questo momento. Sono veramente in difficoltà e ma devo cercare di combatterlo. Però devo essere full vita per combatterlo. Devo essere full vita per forza. Ok, dai. Adesso già, secondo me, possiamo giocarcela. Ma perché ho preso così tanto danno? Ah, ma c'ho il tipo dietro che mi ammazza. Mannaccia lui, mannaccia. Ok, devo rimettermi questi qua, raga. Ah, che disastro, raga. Potrei non riuscire ad arrivarci, raga. Ok, lui ha pochissima vita ora. Ha pochissima vita, raga. Ok, ce l'abbiamo fatta, bene. Buono. Che rischio, raga. Cioè, mi stava ammazzando il piglin, non me ne ero minimamente accorto. Ma zero proprio. Che disastro. 8 minuti e 50, raga. Rischio di non riuscire ad arrivare nell'end, purtroppo. Sto veramente rischiando di non riuscire ad arrivare nell'end. Devo cercare di avere fortuna sulle Blaze Rod, se no non ci arrivo. Se no non ci arrivo proprio, raga. Sono veramente in difficoltà. 15 Ender Pearl. Devo sprecare per forza 2, raga. Per forza 2. Ok, ce l'abbiamo fatta. E qua va bene. E devo arrivare in qualche modo sopra. Come faccio? Basta fare tipo così. Shift. Shiftiamo per bene. Ok, siamo sopra, raga. Ce l'ho fatta. Ma sto rischiando parecchio. Ok, dov'è che è il coso? È lì in alto. Ci posso arrivare serenamente? Sni. Ok. Ci posso arrivare poco serenamente in realtà. Vediamo se si butta giù lui. Buttati giù, brothers. 8 minuti. Sarà rischiosa, raga. Sarà veramente rischiosa. Devo veramente sperare di riuscire a trovare subitissimo le Blaze Rod. Qua abbiamo un brother, ok. Monster Hunter, ma non mi ha dato la Blaze Rod. Molto male, molto male, raga. Allora, qua abbiamo il brother, raga. Ok, brother. Ho usato male lo scudo. Ok, into fire, raga, molto bene. Ok, ce la posso fare, raga. 7 minuti, sarò molto, molto al limite. Ma veramente tanto al limite. Non ci voleva questa. Lì ce ne sono veramente tantissimi. Ok, sono tutti che hanno appena sparato. Quindi uno andiamo e ne facciamo uno. Uno, ne facciamo l'altro. Richiudiamoci un attimino. Ce ne sono veramente troppi, raga. Ok, 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 ammazzato un altro. Forse riusciamo ad avercele giuste, raga, Ok, quante ne ho? Ne ho 5. Madonna, stavo cadendo, raga, non me ne ero accorto. Ne ho 5. Non male. Me ne servono altre 2, raga. Servono letteralmente altre 2. Ok, ce la posso fare. Ok, una. Ok. Ok, ne ho 2, raga. Ok, posso andarmene. Più o meno so dov'è la zona. Più che altro. Ok, loco è lì. Posso andare a combatterlo. Secondo me è abbastanza nel chilling. Ok, 5,50. Ok, lui ha l'arco. Ha il crossbow. Ok. Beh, lui è messo male, raga, in teoria. Oddio, ma sono in 2. Ok, mi sono salvato. Ho 12 ender per raga. Ok, veramente bella come sfida stavolta. Ok, da che parte devo andare di qua? Ok, ragazzi, loco si è ammazzato volutamente, probabilmente. 5 minuti e 10, difficile, raga, far tutto, Ho 64 lingotti, mi servirebbe un piglin, sicuramente. Se trovassi un piglin adesso non sarebbe male come cosa. Potevo farmi... Sapete cosa? Mi devo fare un accetto in diamante. Però non ci arrivo, in 5 minuti non ci arrivo, raga. Purtroppo non ci arrivo. Non ci arrivo. Non ci voleva, raga, non ci voleva. Proprio non ci voleva. Ok, 4 minuti e 38, raga. Abbiamo la crafting table. Io direi che facciamo subitissimo l'accetta in diamante. Questa cosa dell'invisibilità sta servendo veramente a ben poco, devo dire la verità. Abbiamo 11, e dico solo 11, Ender Pearl. Raga, me la devo rischiare, sperando che ci sia qualcosa. Il problema è che se esco dalla loro parte è un casino. Ok, loro non sono usciti da qua. Io ho fatto il tunnel verso l'alto, quindi non è male come cosa. Torniamo da quel tunnel e riprendiamo i nostri blocchi. Ok, ce li abbiamo. La situazione è un po' critica, raga. La vedo un pochettino difficile, perché in 3 minuti probabilmente non riuscirò, ma è una delle speedrun più belle che abbia mai fatto nella mia vita. Devo dirlo proprio a mani basse, raga, stavolta. Sono proprio convinto che siano delle più belle, perché stiamo veramente giocando alla grande. Alla grande. Raga, ci si prova, ma la vedo veramente grigia. Veramente grigia. Ok, allora. Dove ci mettiamo? Dove ci mettiamo, raga? Mettiamoci tipo qua a lanciarlo. Oh, cavolo. Ok, va bene. Ok, va di là, stavamo andando anche dalla parte giusta. Bene, però non posso permettermi di perderlo. Ok, me l'ha ridato. Raga, stavolta devo tirare dritto. E niente, tiro dritto e basta. Loro non sono dietro di me, vero? No,
ok? Però, secondo me, ci conviene fare una cosa di questo tipo. Fare così, togliere queste due cose qua e star senza niente in mano. Ok, cosa posso buttare? Butto l'oro. Io una volpe bianca. Come si addomestica? Dovevo un attacco di cuore. Oddio, no, dai. In caso se la mia via, Nico. Chiama l'ambulanza. Non me la ricordo. Dai, zitto! Non mi ricordo. Vabbè, se sto per svenire, ti urlo la mia via. Vabbè, basta che la recupero in qualche modo. Con tutti i vabbè, abbiamo quattro occhi. Con tutti i pacchi che mi ha inviato. Anche Marci sta venendo verso di noi. Oh signore, oh signore, oh signore. Raga, la situazione è un po' quella che è. È un po' quella che è. Secondo me non ce la facciamo. Ho lanciato un altro occhio. Ma niente, raga, continuo ad andare dritto. Sto andando veramente avanti da tantissimo tempo, cosa che mi sembra veramente improbabile. Adesso loro sicuramente mi vedono con la barca, quindi quello è un grandissimo problema. Quello è un grandissimo problema. 46. A parte che il timer, raga, sta andando lentissimo o mi sbaglio? Sta laggando, raga, sta laggando il server, talmente siamo distanti. Cioè, praticamente è impossibile. Oh, il ragazzo che sta facendo qualche magheggio strano, oppure non lo so. Ragazzo, sei tu che stai cercando di farmi durare un pochettino di più questi 30 secondi? Secondi? Voglio che tu sia sincero, campione. Raga, vediamo se vediamo qualcosa. Magari qua sotto si può vedere qualcosa. A parte che siamo in uno... no, raga, siamo in 1.20. Siamo in 1.21, anzi, quindi non vedremo niente. Allora, io vi direi anche che proviamo a lanciarne uno. Andiamo più verso di qua, perché qua mi sembra che ci sia anche una zona un po' più... Anzi, andiamo verso la terraferma, raga. Andiamo verso la terraferma, 14 secondi, è finita, raga. 14 secondi, è finita. Non ce la facciamo, raga. Ci abbiamo provato, è stata veramente una sfida bella, perché siamo riusciti veramente a combattere, cosa che ultimamente non stava più succedendo, ma mi sono divertito veramente, veramente un sacco. E vediamo un po' dov'era, vediamo un po' dov'era, sono curioso. F3N, vediamo se... Non ci credo, raga. Non ci posso... Eravamo vicinissimi... Non ci... Però non l'avremmo potuto aprire. Non l'avremmo potuto aprire lo stesso, vedete? Non ce l'avremmo fatta. Zero proprio. Brutta sconfitta, eh. Pronto? Pronto. Ma no, ma non è ancora finita. È finito. Finito il timer. E poi sono nell'end. Cioè, ho trovato l'ice spy. E per scappare da voi ho usato un ender pearl. E io ne ho 11 di ender eye. E ovviamente il portale. Vabbè, teniamo noi. Teniamo noi, tranquillo. Ah, è finita, loco. Ho perso. Ho perso. Loco, ho perso. Cosa c'è? Vuoi farmi vedere qualcosa? Loco, no, posso sapere... Niente, non posso sapere niente. Non preoccuparti, Nico. Cosa volevi farmi vedere, loco? Dimmi. No, volevo ucciderti. Cioè, volevo che la sfida continuasse per ucciderti. Ma se ho perso, ho perso. Non ci posso fare niente. Non hai perso, continua. Addio, ciao a tutti.